Oggi credo che comincerò con un'intro molto pacata, molto rilassata, un tono molto lugubre, degno dei migliori narratori che esistono in circolazione. E per cui, ragazzi, benvenuti. Salve a tutti, amici e nemici di Scazzone di Rom, e siamo di nuovo su Rage of Shelemagne, nella nostra campagna con Halfdan e con il nostro bellissimo Knut, il baleniere. Non potevamo mancare. Ah, sì, sono in pigiama perché dopo vado a letto. Esattamente. Mi sono già messo avanti con i compiti. Dopo vado a letto, almeno il mio cervello entra nella fase REM e potrò finalmente rivedere Mauriano una volta morto il suo cadavere insieme a Giovannone. Oggi speriamo che non ucciderò nessuno dei nostri compagni, ma vediamo. Meglio non dire niente al riguardo perché ci sta che potrei smadonnarmi con l'editing a fine episodio. Comunque. Take a closer look at that snout. Do it! La cosa più bella del mondo è entrare di nuovo su Attila Total War nella sezione dei commenti. Purtroppo in questo periodo, come potete vedere, ho una grossa difficoltà a rispondere ai commenti perché sono stramega super indaffarato, ma comunque li leggo come sempre. E è bellissimo vedere che, mi dispiace dirtelo, ma il malus dei guerrieri requieti, ormai lo scazzone non può più sistemarlo perché non l'ha fatto in tempo e se lo deve cuccare per tutta la campagna, vigente, in regola, fino alla fine dei tempi oscuri di Sauron. Quindi noi questo cazzo di malus ce lo teniamo fino alla fine degli episodi, mi stai dicendo? Lealtà meno uno, ordine pubblico e la crescita? Certo, ovviamente abbiamo degli introiti migliori, ma la crescita? Porca... Drawot Helvete! Ah, yevla! Allora, come mi avete detto, Eagle Wynn mi ha detto, per quanto riguarda la nostra campagnona a Wintancheaster, nel frattempo che io Historian sto ancora aspettando le tue conversioni delle città, non mi hai ancora detto il nome vichingo delle altre città che abbiamo conquistato? I compiti! Sala lunga! Cosa vuol dire, ragazzi, la sala lunga Wintancheaster? Noi dobbiamo convertire questo elemento cittadino che ci dà un maggiore ordine pubblico, ma in futuro potremo sbloccare i Berserk. I Berserk sono questi guerrieri che si davano alle canne, in modo molto moderno, oppure si davano ai sali marini molto droganti e andavano alla guerra nudi in preda al furore bellico e ovviamente con le asce rigorosamente. Noi potremo fare la sala lunga in futuro e reclutare Berserk, ma potremo anche velocizzare, dato che la tecnologia è molto lenta a farsi, appunto velocizzare la ricerca tecnologica delle nostre della nostra fazione. Una cosa che mi avete detto è che esiste una tecnologia civile in grado di potermi migliorare sicuramente la velocità dei miei eserciti, perché i miei eserciti sono piuttosto lenti, però ora eccola qui, capacità di movimento durante la campagna, questo mi è stato detto, pianificazione della campagna. Quindi la cosa che io voglio fare poi sarà le lunghe marce, perché i nostri vichinghi sono molto sfaticoni, nel senso fanno 10 metri in corsa e poi fanno e non riescono più a riprendersi perché c'è Halfdan che sotto quella cotta di maglia purtroppo non gli passa bene l'aria, e si narra che appunto lui, un po' come Darth Vader, gli fu messa questa sorta di cotta di maglia per poter respirare un ossigeno che lui non riesce a sintetizzare bene, e lui respira azoto in realtà, Halfdan, sotto questa maschera. Bene, una cosa interessante, allora mi sono dimenticato una cosa nel vecchio episodio, chiedo venia, ma è l'ultima volta che lo faccio a nome di qualcuno, perché sennò davvero siete 11.000 e passa amici miei oggi, non posso fare rinominare gli eserciti a turno, ma questa è l'ultima volta veramente che io rinomino l'esercito a nome vostro, lo faccio a nome di caro Gino e caro Filastro, che Filastro me lo chiede da quando è nato il canale, in pratica. Gino è il mio amico che mi segue dalla campagna di Rato Sparta, dovrei farla a nome di tutti, di Raffaele, di Paolo, di Luca, di tutti dovrei fare l'esercito, però a questo punto tanto vale finire la storia in questo modo e faccio... Ho deciso con molta razionalità, dato anche lo spazio molto ridotto, di richiamare questo esercito gli eroi di Gino e Filastro. L'hai attaccata perché purtroppo non c'era lo spazio, però dovete 10.000 euro allo scazzone. Quindi continuiamo, mi avete detto, sono sicuro che ti attaccheranno Londra perché questi eserciti mi fanno molta pena e mi fanno molta paura, perché ovviamente loro si ricordano di quando il Wessex era un territorio libero, mentre adesso è soggiogato, devono pagare tributi costanti ad Halfdan, un po' come facevano gli ateniesi con il Minotauro, perché il Minotauro in questo caso è Halfdan. E nel frattempo io direi di passare il turno perché comunque non posso fare altro. Mi avete detto un'altra cosa interessante, è che potrei
comunque reclutare dei mercenari per quanto riguarda le cavallerie. Però potete vedere, io posso soltanto reclutare dei giavellottisti Fyrd. Non posso però reclutare delle cavallerie che il Wessex dovrebbe averle molto forti. Perché se io davvero potessi reclutare le cavallerie di tutti i miei stati clienti, allora sarei proprio letteralmente a cavallo, capito la battuta? Yeah. Allora, per ricapitolare la cosa, noi ci manca adesso soltanto la Mercia a nord, che sta piano piano un po' preoccupandosi, perché comunque i vichinghi adesso stanno prendendo mano. La Britannia ha avuto una grande adesso influenza della sfera vichinga. Piano piano in tutta la Britannia del sud si parla vichingo, si parla norreno, le leggi norrene vengono applicate e i britannici originari dell'isola cominciano ad avere preoccupazioni, perché il fronte si allarga sempre di più, il fronte della guerra. C'è una ribellione imminente. Attenzione, a Lundebur c'è una raccolta abbondante e ci sono arrivate notizie magnifiche, mio signore. I contadini di questa regione ci riferiscono di un raccolto eccezionale per le coltivazioni di questa stagione, molto superiore alle aspettative. I nostri profitti nella regione dovrebbero aumentare per molto tempo. Il popolo gioisce perché ci sarà abbastanza cibo per riempirsi la panza per i mesi a venire. Quindi abbiamo un raccolto abbondante, ragazzi. 108! 108 di cibo più 2 più ordine pubblico. Ma questa è una notizia magnifica. Deve essere la morte di Giovannone che ha reso tutto molto più semplice. Però vedete, questo territorio è tutto totalmente vichingo. Parliamo vichingo, c'è tutte culture e tradizioni diverse ormai col tempo. Abbiamo sicuramente una spinta economica. Guardate qui quanti soldi ancora possiamo utilizzare. E diciamo di fare fattorie del maniero. Adesso i nostri vichinghi diventeranno degli agricoltori, come effettivamente è stato in passato da grandi guerrieri. Il sud comincia a diventare in realtà un territorio pacifico, un territorio in cui la lingua, la cultura e le tradizioni vichinghe si mescolano. Ma qui al nord ci sono i ribelli cristiani che non la vogliono smettere di patire le conseguenze della loro ribellione nei miei confronti. Dal momento che qui ho fatto una vetreria a Deganwy, ho fatto un porto peschereccio che mi dà ovviamente più cibo, qui farò un villaggio commerciale che mi darà una maggiore crescita. Dobbiamo sicuramente migliorare per quanto riguarda il paganesimo, perché il paganesimo deve diffondersi in tutta la regione, in tutto lo stato della Britannia. Dobbiamo portare avanti le nostre tradizioni e come sempre noi andiamo stavolta a Chester con Knut insieme alle balene, e questo ovviamente è Ludeca, il generale comandante in forza dei re, per così dire, della Mercia. Noi lo mandiamo al tappeto, gli costruiamo una statua d'oro, anzi lo immergiamo direttamente nell'oro lui stesso e lo facciamo diventare una statua. Una volta ucciso, Knut ne berrà il sangue dalla sua testa. Noi diciamo che tanto saccheggiare non serve a nulla, occuparci da maggiore instabilità della provincia. Io occupo e saccheggio. Tanto mi avete detto, questo malus me lo tengo comunque, tanto vale continuare a saccheggiare, a rompere le palle un po' a tutti i territori qui intorno. E vedete che piano piano ci siamo espansi nel nord del Galles. Quindi questo territorio per adesso è assicurato, ci conviene soltanto reclutare un altro lanciere per coprire il maggior fabbisogno del nostro territorio. Portiamo il nostro vero spione, non come Ubba si era dato nel territorio di Odino e insieme a lui tutti i nostri altri guerrieri fratelli morti per la conquista della Britannia. Ubba non c'è più, ma c'è Horik che cercherà di spiare il nord, vedete, della Scozia. Adesso è la Scozia il nostro principale obiettivo, mentre per quanto riguarda, vedete, il rapporto con i franchi piano piano si sta decisamente, devo dire, migliorando, e sicuramente anche merito di Anselmo che ci sta mettendo una buona parola di soppiatto a questi qui. Io vorrei fare un po' di commercio, vediamo se lui lo vuole. Basso, non lo vuole. Facciamo un patto in aggressione. Oh, attenzione, il regno dei franchi ci fa un patto in aggressione alto. Io sono contento di farlo per un motivo: io in futuro vorrò dichiarare guerra al regno dei franchi, ma per ora dobbiamo fare buon viso a cattivo gioco. I vichinghi da persone che agiscono irrazionalmente adesso in modo molto feroce, adesso si comportano in un modo molto 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 invece intelligente. Cioè dicono, cioè cosa vuol dire? Oggi non ci attaccare perché oggi siamo amici tuoi. O come direbbero secondo le loro grandissime metafore, non è un albero quello che cade nel vento. Che non si sa cosa vuol dire questa metafora vichinga. Noi, perché dovete sapere che la lingua norrena era fatta tutta di metafore. Facciamo un accordo commerciale. Maledetto, non lo vuole. Io vorrei fare un accordo commerciale con qualcuno. Nessuno è degno di poter fare un accordo commerciale con i vichinghi. Dai ragazzi, abbiamo il legno. È utilissimo, il legno utilissimo di pregiate finezze. Un po'
di regno. Oh, sì. Hanno rifiutato persino il regno di Ulaid, l'unico che poteva starmi un po' simpatico. No, maledetti, vi soggiogherò tutte le vostre case e ve le raderò al suolo. Allora, noi ci stiamo piano piano avvicinando. Io direi di continuare a passare il turno. Potrei tranquillamente reclutare qualcos'altro. Ah, vedete i mercenari? Cavalieri inglesi, ma siccome mi puppano tanti soldi, diciamo che ci conviene arruolare dei cavalieri mercenari soltanto quando sarà il momento di partire per la guerra. Qui abbiamo dei Tegne che credo siano gli stessi. No, sono dei mercenari, ragazzi. Sono uomini del Wessex che per i soldi si fanno avanti. Non so quanto mi potrebbero costare, 2-10, però mi piace perché in base ai turni cambia il reclutamento dei nostri eserciti. Ed eccoli qui, Tegne. Vedete, sono diventati a far parte della guarnigione militare vichinga. Hanno cambiato totalmente la skin perché sono diventati a far parte dei vichinghi. Però sono sempre inglesi, noi non dobbiamo fidarci degli inglesi all'interno del nostro esercito, ma possiamo permetterci comunque di avere questi mercenarazzi. Aspettiamo ancora perché adesso dobbiamo far sì che Knut si riprenda. Abbiamo dei cavalieri celti stavolta, mercenari. Il nostro esercito mi piace troppo avere dei mercenari di altre culture all'interno della nostra armata, della grande armata danese. Mentre ovviamente io direi che l'esercito di Gino e Filastro, gli eroi di Siegfried, direi di lasciarlo per ora qui. Abbiamo una corte feudale, qui avevamo un villaggio commerciale, noi stiamo a riparare la corte feudale. No, non mi interessa, non la ripariamo perché mi avete detto che la gestione delle caserme sono molto più semplici fortunatamente con i vichinghi. Il porto peschereccio lo rimetto in sesto perché lo sto distruggendo, non lo so. La fattoria ovviamente mi serve perché è soltanto un momento sporadico questo della benevolenza del dio scazzo con il cibo e quant'altro, e passo il turno. Io volevo parlarvi oggi, nel frattempo che mi avete detto, ad esempio Rico Deng mi ha detto ovviamente che vuole il sangue, Rico, e il sangue lo avrà, mi ha detto di attaccare Streonsal, ma quello che sto pensando io di fare è di attaccare con entrambi gli eserciti, di avere la sicurezza che la spia possa andare a nord nella Scozia più settentrionale, un po' con i Midges che verrà puntellata e gli verrà succhiato il sangue. Per chi non sa cosa sono i Midges, sono questi piccoli insettini che ti succhiano il sangue, nella Scozia propriamente si trovano, e la povera spia farà la fine di una specie di pignatta piena di sangue. Però una volta assicurato che al nord non c'è un grande pericolo, attacco con entrambi gli eserciti. Abbiamo dei separatisti pitti che, attenzione, rompono un po' le palle a Bamburgh. Noi abbiamo ovviamente, con la distruzione del regno di Altclut, anche un problema qui con dei ribelli gaelici del Galles. Eclissi solare, attenzione! La morte di Ubba, la morte di Ragnar palle basse ha fatto sì che ci sia stata una convergenza di pianeti che ha fatto incazzare il dio Odino, che altri non è che la rivelazione pagana del dio scazzo, a Wittancheaster, proprio dove stiamo costruendo in tutta calma e tranquillità le nostre nuove strutture vichinghe. E il sole che un tempo faceva risplendere le nostre rune che stanno sorgendo a sud è stato offuscato durante il giorno e la terra è stata avvolta dalle tenebre. Yggdrasil, ragazzi, per chi non lo sa, molti hanno pregato i loro dei nella convinzione che tale evento sia premonitore della fine del mondo. Ordine pubblico da nazione, non sarebbe andato molto lontano questo ordine pubblico magnifico, io già me lo immaginavo. Possiamo già fare un upgrade con la sala dei nobili, lo facciamo, ci parte meno 55, ma guardate, con 20 e 20 40 la fattoria del maniero ci dà una maggiore stabilità ovviamente agricolturale. Noi dobbiamo migliorare la nostra spiuna, diminuiamo i problemi di disordine pubblico, miglioriamo qui. Per chi non lo sapesse, secondo la mitologia norrena esisteva tutto il mondo era legato da una sorta di albero, l'albero della vita, che nascondeva anche in sé il destino e la fine del mondo. Una volta spezzate le catene di un certo lupo che era legato a questo albero, il lupo avrebbe mangiato il mondo. Questa è la tipica mitologia norrena. Yggdrasil era l'albero della vita che manteneva appunto la terra ancora sana e salva, e questo lupo avrebbe prima o poi distrutto tutti. Questa è un po' la mitologia norrena, triste e molto cupa soprattutto. Beh, non li sto a denigrare. Oh, attenzione, abbiamo notato qui, ragazzi, con la nostra spia che non può fare niente con gli eserciti. Echibert, ancora Echibert. Ma non è possibile, Echibert maledetto, che c'è un esercito di rinforzo da parte di Echibert. Noi andiamo un attimo a Daganwil, perché ovviamente va bene, mi avete detto che è utile avere dei ribelli, ma non mi piace perché facciamo così, aspettiamo soltanto questo turno e li uccidiamo soltanto per adesso. Poi se dovessero ripresentarsi li faremo resistere per due turni. Questi cosa sono? I levrieri! No, i levrieri gallesi! Allora, non reclutiamo, ma uccidiamo per avere maggiore esperienza delle nostre unità, che ovviamente ci torna pur sempre utile, ma da nazione a me non riesco a raggiungere Chester, quindi ovviamente è logico che poi perdo punti grandezza. Bonus carica non mi interessa, voglio avere
un maggiore movimento. Miglioriamo l'integrità perché ne abbiamo bisogno. È un esercito piuttosto poco integro. Non posso attaccare con Halfdan, ragazzi. Con Halfdan rischio soltanto di rimanere incastrato. Quindi facciamo così. Reclutiamo delle grandi asce. Questi costano veramente tanto. Reclutiamo degli uomini liberi con ascia per poter migliorare un pochino l'ordine pubblico a nord. Però non so davvero se mandare l'esercito di Gino a sud. Per esempio, San Malo, la Bretagna, che è un regno molto piccolo e debole. In che condizioni sta con il nostro caro amato Regno dei Franchi? Secondo me è in guerra o comunque è neutrale. Quindi ragazzi, la Bretagna potrebbe essere una buona tratta di conquista vichinga vicina, che ci garantisce del buon commercio e anche una presenza nel continente. D'altronde la Normandia, i normanni avevano una forte presenza dalla Normandia. Non possiamo non farlo se non partiamo dalla Normandia. Comunque, una cosa prima di passare il turno volevo vedere. Come stiamo messi, non tanto col cibo, ma con la religione? Bene, ci stiamo espandendo, guardate qui, molto molto bene. Molto bene, molto bene. È spinosa la faccenda a nord, perché non posso muovermi. Adesso è davvero come a scacchi, se faccio una mossa sbagliata loro mi attaccano e mi fanno un culo pazzesco. Tra l'altro stanno reclutando un altro esercito a nord, come mi avete detto, non farli riprendere, ma ditemi voi come possono, è che non posso non farli riprendere. La sala dell'idromele mi garantirebbe un maggiore ordine pubblico, ma io non la voglio, non voglio avere questo edificio di mezzo perché mi dà soltanto problemi. Miglioriamo la fattoria del maniero, qui finalmente riusciremo a migliorare l'ordine pubblico. Però per adesso non posso fare niente, posso soltanto aspettare. Quanto dura questa abbondanza di cibo non si sa. Sta di fatto che io volevo parlarvi della storia dei vichinghi in Groenlandia, perché i vichinghi raggiunsero nel 985 la Groenlandia per puro caso, perché andarono avanti e scoprirono la Groenlandia. Fu scoperta questo territorio estremo polare da Eric il Rosso, almeno così la tradizione dice. Guardate come si muovono in compagnia. Patto di non aggressione e mi danno 600. Va bene, lo faccio, ma soltanto per un motivo: per i 600 soldoni. Poi voglio fare un accordo commerciale con voi, cari irlandesi. Eric il Rosso scoprì per caso la Groenlandia, perché fu cacciato dall'Islanda per assassinio, mi sembra. E lui andò a finire in Groenlandia, cioè da un posto posto peggiore, perché la Groenlandia all'epoca era freddissima. Nonostante il fatto che lui, attenzione a questa ribellione, dicesse: ragazzi, la Groenlandia, perché Groenland in svedese, comunque in norreno, voleva dire terra verde. La Groenlandia è un territorio bianco, disteso, di neve pura. Ma lui prendeva il culo i vichinghi dicendo: venite in Groenlandia, faceva propaganda, venite in Groenlandia che è un territorio verde, c'è molto molto pascolo e molto rigoglioso. In realtà li prendeva per il culo, perché almeno venivano e poi colonizzavano il territorio per conto suo. Allora, qui abbiamo due ribellioni, il che è un bene, perché dovrebbe aumentare il doppio, ma non è vero. Questi gallesi maledetti continuano a ribellarsi costantemente e scappano. Allora noi facciamo così: uccidiamo lui, non lo lasciamo in vita, ed è un bene, perché comunque i miei uomini di Knut, il baleniere, che è qui, che oltre a uccidere un gallese, tra l'altro, passa anche il tempo ogni tanto a prendere con l'amo le balene, perché lui è talmente forte, cioè dei bracci talmente grossi Knut, che era in grado di poter catturare le balene persino con l'amo. Lasciamo che qui si riprenda un po' la ribellione, lasciamoli un po' sfogare questi maledetti. Dato che sto già facendo un terreno sacro in quel punto, voglio fare, vediamo, un centro scambio aumenta in ricchezza del commercio. Io sono tentato di fare un altro terreno sacro, perché mi raddoppia sia l'ordine pubblico che l'osmosi del paganesimo. Diciamo di fare così, ragazzi, mentre, perché comunque sono due territori diversi, ora che ci penso, ragazzi. Cioè, Daganwy non fa parte di Chester, che fa parte della Mercia, quindi purtroppo devo fare avanti e indietro la spola. Ma quello che mi preoccupa è qui, ragazzi, perché secondo me mi attaccano. Loro mi raggiungono tranquillamente. Noi per sicurezza facciamo così: Halfdan lo posizioniamo un pochino più indietro e stazioniamo qui. Allora, vedete che i soldi sono già scomparsi. Questo perché noi abbiamo purtroppo una carenza adesso di uomini. Ma faccio l'ultima cosa che le mie misere scarsità mi possono permettere, cioè la creazione stavolta di un arciere e di uno schermagliatore. Questo esercito un po' sbaragliato andrà qui a sud per vedere un po' cosa combinare, soprattutto se è possibile avere un maggior controllo nella Bretagna, perché adesso la Bretagna mi ispira non poco. Questi due eserciti però invece non tanto. Sarebbe buono poter intercettare Bamburgh, ma potete capire che se io mi allontano da qui le ribellioni mi riprendono la cittadina e io non lo voglio assolutamente. Sta di fatto che forse Eric il Rosso avesse anche ragione, cioè che fosse una terra verde all'epoca, perché forse non c'era ancora il periodo delle grandi glaciazioni ed era una terra abitabile, sicuramente più di adesso, questo è sicuro. E c'erano all'epoca tre insediamenti principali in Groenlandia. Attenzione, mi stanno attaccando, forse una a ovest,
uno al centro e uno a oriente. Quello più ovviamente popolato era quello orientale perché era più vicino all'Islanda. Quello meno popolato era quello centrale, con forse 1000 persone a malapena. Lo sapevo, i ribelli gallesi sono riusciti ad attaccarmi il mio territorio, la mia cittadina, e me la prendono. Non si sa da dove cazzo sono passati, perché per passare qui dovevano attraversare la cittadina che è governata da Knut. E invece sti stronzi mi hanno preso i Galles. Bastardi, e l'affaticamento da guerra è pure aumentato. Questo Håkon cerca di diffamare il mio caro amato Baldraccone di Halfdan, dicendo che lui in realtà sotto la maschera aveva la faccia deturpata dalle troppe rinoplastiche che si è dovuto fare. Questi qua facciamogli patire la guerra e la morte, soprattutto più che la guerra, bastardo. Allora noi occupiamo e qui non la finiamo più, se no tanto vale instabilità della provincia, occupiamo e saccheggiamo, ci riprendiamo i soldi che tanto spenderemo sicuramente nella ricostruzione dannata di questi qui che bastardi mi hanno distrutto il mio territorio. E questi ovviamente cosa faranno? Mi prenderanno Chester? Non la finiamo più qui, ragazzi, abbiamo già capito che non la finiamo più. Poi, tra l'altro, questo cosa vuole fare? Dove vuole andare? Io ho già capito cosa vogliono fare. Probabilmente loro proveranno a intercettarmi a Streonsal, ma io li lascio prendere, vediamo. Il loro movimento raggiungibile massimo è qui. Io non mi muovo, anzi, per sicurezza recluto un altro di questi Tegn mercenari e una cavalleria che mi può essere più che utile. Però non ho arcieri. Sì, ce l'ho. Ok, va bene così. Se loro provano ad attaccarmi, subiranno l'ira di Halfdan, che con un colpo della forza farà li stritolerà e li spappolerà. Io, diciamo, curiosità mia, lascio un attimo Lundebur, tanto loro non dovrebbero raggiungermi. E con il nostro caro amato Siegfried vado lì a scoprire un po' i nuovi territori. Vediamo se il regno di Ailek adesso ha la forza. No, bastardo, non vuole fare un commercio con me, questi maledetti. I Veneti, volete adesso fare un commercio con me? Accordo commerciale, vi do un pagamentino. Però guardate come sono forti i Veneti, livello 5. Si sono espansi da far schifo in Oriente. Con Carlone invece non posso fare nessun accordo. Oh, attenzione, moderata, hanno rifiutato. Secondo me se con Carlo gli offro un orso polare, che effettivamente è successo in passato, lui acconsente. Bastardo, ha rifiutato. Aspettiamo qualche turno, giusto il tempo di andare in miglioramento con Carlo. Strano veramente che adesso i vichinghi abbiano un'alleanza davvero con Carlone. Ma io passo il turno e vediamo adesso cosa succede. Hemming ha un'abilità che sicuramente voglio migliorare. Miglioriamo la velocità di movimento di quest'uomo. Potrei assegnare ancora un governatore, ma chi do? Abbiamo un altro Halfdan qui. Veramente non so più chi darlo. Halfdan piccolo, Halfdan grande, Halfdan piccolo, Halfdan quarto. Scusate, faccio schifo, lo so. Però mi sto un pochino ambientando all'epoca dei vichinghi, quando un tempo i rutti erano sospiri. Fermiamoci e vediamo sicuramente qui l'esercito di Ekfrigit che mi attaccherà. Ma io ho una qualità migliore e sono anche trincerato nel mio piccolo accampamento. Chester cade, sicuro come l'acqua. Ma allora, dovete sapere che dal momento che i vichinghi erano pochi in Groenlandia, c'era poco commercio, avevano bisogno di legno per poter riscaldare le case, avevano bisogno anche della religione. Guardate, mi attaccano, lo sapevo. Porco zio. Ekbert e Ekfrigit, che sono due generali principali, uno è il re molto probabilmente della Mercia, che sfodera tutte le sue armate. Qui Halfdan deve combattere con onore e ovviamente riuscirà a farlo. Per quale motivo? Halfdan combatterà con onore perché lui è qualitativamente migliore di tutte queste armate. Sono dei lancieri scelti, ovviamente, è vero, ma sono delle piccole, semplici reclute ai miei occhi. E io sono trincerato, ragazzi. A cavalleria e anche un onagro. Loro non hanno un onagro. Io vedo che nonostante la grande disparità possiamo forse farcela. Urla quanto vuoi, maledetto mersiano. Farai la fine del topo. Farai la fine che ti meriti, perché qui Halfdan con il regno dei danesi, con la grande armata danese, nella battaglia di Lincoln del 786 contro i giusti angli e i campioni di St. Alban, combatterà per difendere la propria postazione, per difendere la avanzata terribilmente difficile dei mersiani. Questi sono dei paletti, ma io direi di non utilizzarli perché loro non hanno cavallerie, mi sembra. Mettiamo delle pietruzze per poter ostacolare il movimento della avanzata nemica, la loro travolgente furia. Guardate qui i nostri cavalieri inglesi mercenari e tutte quante le nostre reclute. Voglio vedere un attimo questi Tegn, che sono britannici, quanto si differenziano da quelli invece non britannici, quelli vichinghi.
Allora, questi sì, sono tipicamente britannici dal baffo alla faramondo, quindi hanno influenze ancora dei franchi, potete vedere. E sono comunque molto pesanti, molto buoni. Io direi di tenere comunque, vediamo un attimo la differenza con i nostri vichinghi. Guardate, sono molto più uomini, sono molto più valorosi e virili con la barba in confronto al semplice baffo. Mettiamo purtroppo per ora dei lancieri vichinghi a tenere a bada i nostri tecni mercenari, perché teniamo dei lancieri dunque dietro le linee, non questo perché quell'altro. Dietro le linee per bloccare ogni entrata. Io come sempre non ho purtroppo idea da dove potrà spawnare l'esercito nemico, non lo so, però quindi la cosa migliore è mettere in questo caso delle spade vichinghe a chiudere ogni entrata per essere sicuri di avere la copertura necessaria. Poi non appena vedo il punto in cui queste ondate di nemici spawneranno, vedrò di riposizionare tutti. Adesso ci metto qui un attimo il muro di scudi, delle asce, perché sarà, secondo me, è quello che terrà maggiormente. Guardate qui come sono fighe le nostre asce con gli scudi tipicamente vichinghi rotondi, un paesaggio che fa freddo soltanto a vedere, una neve che congelerebbe persino la cotta di maglia di Halfdan. E teniamo qui degli arcieri e degli schermagliatori da quest'altro lato, poi ovviamente riposiziono tutti. I cavalieri inglesi dovranno giocare un ruolo fondamentale perché saranno quelli che distruggeranno tutti gli schermagliatori nemici. Guardiamoli, sono molto leggeri, anche vestiti poco nonostante il freddo glaciale, però va bene così, sono comunque delle ottime unità. Speravo in qualche altra unità. Guardate qui la runa coperta dalla neve, dove c'è qui il focolare del cibo della sera precedente, le tende di Halfdan e degli altri generali vichinghi. Adesso è il momento dell'onagro, piazziamo l'onagro qui, mettiamo un colpo esplosivo e poi Halfdan, ragazzi, il mitico Halfdan che dovrà proteggere e col suo morale comandare le truppe vichinghe e mercenari. Eccolo qui, guardate Halfdan con questa specie di scudo col piccione sopra, con la cotta di maglia che respira azoto puro. Dilungherà in un discorso che solleverà l'animo dei vichinghi, farà spawnano tutti a nord, quindi la cosa che per ora mi conviene fare, dato che il nemico ha anche delle rinforzi, è cercare di debellare subito queste sacche di resistenza portando le lance qui, spostandole da quel lato che per ora credo non sia utilissimo. La cavalleria portiamola fuori, perché comunque dobbiamo già capire che dentro è inutile tenere la cavalleria perché deve colpire da dietro. Halfdan lo spostiamo e l'onagro invece lo indirizziamo subito contro le armate nemiche. Dobbiamo cominciare a rompere le scatole ancora prima che il nemico arrivi e cominciare a depenalizzarlo dal punto di vista del morale, perché la Mercia non si rende conto che noi abbiamo rubato l'onagro al vecchio esercito del Wessex. I mersiani avanzano, ragazzi, fiduciosi nelle proprie capacità, sono pronti a difendere la propria casa, la propria indipendenza, il proprio regno anglosassone e ad avere la supremazia della Scozia. Avanzano e scendono nel meridione della Britannia, ma noi li uccideremo tutti nel nome di Odino, e coloro che non vogliono convertirsi al paganesimo lo uccideremo tagliandole la testa, appendendola come ornamento per la porta delle nostre case. Via, cavalleria, allontanati, perché sembra che loro vengano contro di noi. Invece abbiamo già cominciato a indirizzare i colpi delle torrette contro di loro e gli onagri cominciano a caricare lentamente i loro colpi infuocati. Guardate qui, il re è là dietro, per ora non mi conviene sparargli addosso. Colpiamo innanzitutto ovviamente le lance, perché sono quelle che possono un po' darmi problemi insieme agli schermagliatori, tanto loro non hanno anzi spade e asce, meglio così per me. Ho una superiorità qualitativamente migliore rispetto a loro, anche se negativa dal punto di vista delle armate di cavalieri e archi. Si stanno avvicinando, ragazzi, la Mercia secondo me si gioca l'ultima carta a essa disponibile. Finiti questi due eserciti, loro non hanno più speranza di uccidere Halfdan o comunque le nostre armate danesi. Dobbiamo spingere finché l'oro è caldo, e non il ferro ma l'oro. Chiudiamo il fronte con degli scudi stretti. Compagni, raggruppatevi, unitevi e soprattutto resistete alla forza d'urto di questi dannati della Mercia. Dove da cazzo è andata la cavalleria? Andiamo di qua. Allora, ecco, lo scontro sta per avvenire. Loro stanno avendo un fuoco di copertura ottimo con i loro schermagliatori, ma vedo che gli schermagliatori hanno difficoltà a colpire i miei uomini, anzi stanno colpendo loro stessi. Il fronte qui ha cominciato a impattare i lancieri, è l'ora di mandarli contro la cavalleria e dobbiamo soltanto resistere. Adesso dobbiamo sperare nella buona sorte di Odino, che ci riesca a mantenere a lungo il fronte e non crollare subito. Ragazzi, una battaglia disperata, perché oltre a questo esercito ci sarà sicuramente l'altro terribile esercito dei mersiani pronto a uccidere. Abbiamo il re e il core, il viceré, diciamo così. Utilizziamo questo colpo dei nostri arcieri contro gli schermagliatori e indirizziamo il colpo degli onagri contro il re per poter intimidire, anzi contro i frombolieri, per intimidire appunto il loro morale. Ah, guardate qui gli stronzi con le cavallerie cosa provano a fare. Fermiamo tutto. Halfdan deve provare a chiudere temporaneamente il vuoto che c'è a sud del nostro accampamento, deve sacrificarsi momentaneamente. Questi Hird con Ash andranno a combattimento serraiato corpo a corpo contro quelle lance. E allora
vediamo un attimo, le cavallerie è l'ora di riportarle più indietro, ma guardate qui quanti cadaveri cadono per colpi alleati dei nemici, intendo, e quindi ci stanno facendo soltanto un favore questi stupidi giavellottisti. Ma c'è uno sparo continuo di proiettili da ambo le parti e io non vorrei essere in quel mischione veramente difficile. Chiudiamo qui i fronti, torniamo indietro con gli scremaiatori perché loro hanno il vezzo di andare contro le armate nemiche, non so per quale motivo. E qui guardate che combattimento serragliato, i vichinghi combattono per avere un posto di diritto nella Britannia, mentre ovviamente la Mercia di contempo cerca di mantenersi il posto di diritto. Non capisco perché questi cavalieri stupidi camminavano. E allora è il momento di correre, ragazzi, dobbiamo aiutare qui i nostri lancieri che cominciano piano piano a vedersela brutta, cominciano a sentire i colpi della fatica e della difficoltà. Noi per adesso sembriamo avere un maggiore controllo, attenzione, vedo l'esercito laggiù e dobbiamo rapidamente distruggere le armate a nord, perché dobbiamo poi spostare l'asse a sud, altrimenti siamo scompaginati. Arriva la cavalleria e l'ora di indirizzarla contro questi schermagliatori che possono poco. Guardate qui i mercenari inglesi che combattono contro altri uomini della propria razza, e per il soldo, il dio denaro può fare tutto in questi casi. Noi abbiamo delle unità che non stanno facendo nulla, ma le voglio tenere un attimo a riposo perché mi dovranno essere utili. Portiamo delle unità qui, questi altri mercenari britannici inglesi, mentre questi Ird con spada li portiamo, vediamo, là mi stanno bersagliando, là sono andati via. Ci sono dei dannati schermagliatori che sono liberi di sguazzare all'esterno del nostro accampamento. Portiamo queste unità che hanno mandato in rotta gli schermagliatori a circondare, e la cavalleria contro di loro. Dobbiamo cercare di chiudere il fronte contro questi Tegne mercenari, quindi Tegne contro Tegne, e vediamo qualitativamente chi è che è migliore. Sicuramente noi, perché gli abbiamo dato l'input vichingo. Questi uomini sono sopravvissuti e direi di chiudere quest'ultimo fronte, perché purtroppo le lance lì stanno subendo fortemente i colpi. Ma guardate qui, ragazzi, che esercito terribilmente innumerevole. Teniamo pronto il secondo fronte, la seconda ondata di nemici. Non so se stavolta riusciremo a fronteggiarli, perché i miei uomini sono già provati. Il generale nemico però è morto, cioè il generale nemico gli è stata tagliata la testa e gli è stata asportata violentemente, il suo sangue è stato bevuto, il cervello sarà ovviamente ricordato come memoriale della vittoria di Halfdan in Scozia, in Britannia e in Northumbria. Allora, Lonagro sta utilizzando i suoi ultimi colpi contro le lance nemiche. Spostiamo l'asse piano piano e vedete, i cavalieri sono riusciti a mandare in rotta gli schermagliatori nemici, ma perché il loro morale è a pezzi, ma stanno avendo grosse difficoltà perché sono l'unica cavalleria che ho per sconfiggere loro. Qui chiudiamo il fronte, ovviamente il generale che è caduto, il re di Mercia, è morto, dunque i loro uomini sono un po' alla berlina, sono disperati, non sanno cosa fare, sono circondati, hanno perso la cognizione della battaglia. Il nostro generale Halfdan è sotto attacco, cazzo. Halfdan, l'unico compito che ti do in questa battaglia è resistere più a lungo possibile finché non tornano gli altri uomini dall'altra parte dell'accampamento. Purtroppo lui si subirà tutti i colpi degli arcieri e degli schermagliatori e non so quanto potrà resistere a lungo, ma intanto il combattimento sta prendendo luogo. Gli schermagliatori devono dargli fuoco di copertura. Guardate i Tegne, qui quelle lance e quelle spade non potranno farcela da sole, dobbiamo dividerli. Qui questi uomini finalmente sono liberi e portiamo, una volta avendo fermato tutto a nord, la cavalleria verrà distrutta. Spero che con questi colpi uccidano più schermagliatori possibile. Allora, dobbiamo sistemare le cose. Lonagro qui non può fare nulla, portiamo indietro schermagliatori, idem, dai, forza, forza Halfdan, cerca di resistere per qualche secondo, io non voglio che tu muoia così stupidamente. Forza, spade contro lance e arcieri a bersagliare altri arcieri, perché è l'ultima cosa di cui mi sto preoccupando. Finalmente un'unità è venuta in supporto di Halfdan e stiamo mandando in malora quelle dannate lance. Qui chiudiamo nel caso gli arcieri cercheranno di circondarmi da dietro, e molto probabilmente lo faranno perché hanno campo libero, ma Halfdan qui sta piano piano cominciando a perdere uomini, la sua guardia personale sta cominciando a subire i colpi degli arcieri. Guardate lì quanti colpi mi stanno mandando. Io non so cosa fare. Allora mandiamo rapidamente gli uomini di supporto. Halfdan continua a pressare. Oh dannazione, arrivano le cavallerie nemiche. Halfdan se la sta vedendo brutta, perché con la sua cotta di maglia per respirare l'azoto comincia a averne sempre di meno. È meglio mandarlo via. Halfdan, vai via. Lo so che così perdo uomini, ma non voglio perdere Halfdan, perché altrimenti il mio esercito sarebbe primo di un grandissimo uomo. Facciamo un fronte largo per evitare ulteriori colpi, visto che stiamo dando le spalle. E l'esercito qui che non sta facendo niente vada a convergere al centro. Queste spade sembrano farcela contro queste altre spade, ma dannazione, gli arcieri nemici si sono infittiti e fissati su Halfdan. Questo cavallo poverino cade come un disperato, ma siamo 77 uomini. Halfdan, madonna, speriamo di farcela. Ok, siamo riusciti a farlo rientrare, mentre i nostri uomini valorosamente muoiono e combattono per il nostro generale. Darebbero la vita per Odino, per Halfdan e per Ragnar Parlemosh, per la sua memoria. Forza uomini,
La Britannia è nostra se vinciamo questa battaglia. Qui dobbiamo soltanto resistere, facciamo un fronte largo per poter evitare meno colpi possibili, ma non credo che questi Hird con Ashe riusciranno a resistere, anzi faranno da carneficina e da massacro. Queste spade cosa stanno facendo qui di grazia? Andate qui, circondate queste altre spade e finitevi. Vedete che piano piano gli arcieri stanno scompaginandosi, si stanno spaventando, si stanno ritirando perché vedono i vichinghi che si avvicinano in una maniera tremenda, cominciano ad andargli contro di loro e vedono soprattutto che il re principale è morto. Cioè il viceré, dov'è il viceré? Adesso intanto guardate Halfdan come cerca di intercettare il viceré, che probabilmente è l'ultimo a resistere laggiù, è ancora vivo, l'importante è quello ragazzi. I nostri uomini scappano ovviamente perché noi non abbiamo più cavalleria, gli arcieri possono scappare e farci danni che loro preferiscono. Indirizziamoci contro questi arcieri scelti che non si sa per quale motivo hanno deciso di resistere e morire per conto nostro. E finalmente abbiamo cominciato ad accerchiare quest'ultima spada che è il viceré. Deve essere una guardia reale, infatti Ecgfrith, compagni reali che difendono il viceré, ma non può più nulla. Anche lui gli sarà tagliata la testa e gli sarà asportata come dono regale per la nostra sposa. Abbiamo perso 600 uomini e loro un bel po', ne avevano 3600, ce n'erano soltanto 700 adesso. Guardate Halfdan come è provato, come è stanchissimo da questa battaglia. Eccolo qui che manca poco, crolla a terra con la sua cotta di maglia per la respirazione dell'azoto, ma è ancora vivo ragazzi. Questo episodio durerà tantissimo, non so, forse 40 minuti, ma vi toccherà guardarla in due ondate perché purtroppo non voglio spezzare la battaglia dalla gestione della campagna. E a questo punto la battaglia è finita, abbiamo vinto, l'esercito nemico in ritirata, termina battaglia, vittoria di misura. Una battaglia terribile, il regno dei danesi ha vinto con un prezzo sempre caro, ma comunque vittoria di misura. La Mercia se ne va a gambe levate, perdendo tantissimi dei suoi uomini. Guardate Halfdan come ricaccia al nord del fiume che separa Lincoln dalla Mercia, a nord, a Strensal, rimanda a malora il regno di Mercia. Allora, uccidiamo i prigionieri, non voglio avere nessuno di questi dannati che possa sopravvivere. Ah, lo sapevo e mi tocca fare sempre una risoluzione automatica contro questi gallesi maledetti che si rivoltano. Io non so come risolvere la questione qui in Galles, chi è che mi chiama? Non so chi risolvere la questione in Galles perché qui Knut deve fare avanti e indietro. Posso provare a togliere le tasse, però ora vediamo cosa fare. Quindi, l'affaticamento da guerra aumenta per via della ribellione in Galles, come sempre. Miglioriamo intanto il bosco sacro per avere più ordine pubblico. Mandiamo Knut e, come sempre, uccidiamo l'esercito nemico, perché non voglio dare loro il tempo di riprendersi, però io comunque mi logoro. Occupiamo stavolta senza saccheggiare, perché magari ci può dare un tempo maggiore per poter migliorare l'ordine pubblico. Allora resistiamo qui, perdiamo soldi continuamente, io più di questo non so che fare. Vediamo il porto peschereccio, non ho soldi per ricostruirlo, quindi mi toccherà che faccio? Abbandonarlo, distruggerlo. E ora vedete, meno 53, già il prossimo turno si presenta un'altra sacca di ribelli. Togliamo le tasse della provincia, meno 53, meno 43. Lasciamo meno 43, tanto 5,50 possiamo resistere per qualche turno. Da ricchi che eravamo siamo tornati subito poveri, non c'è mai una gioia con questi danesi. Halfdan, vai avanti. Ah, cazzarola. Combattiamo, facciamo modalità aggressiva, risoluzione automatica, vediamo. Sì, ce l'abbiamo fatta, vittoria pirrica. Arruoliamo i guerrieri perché abbiamo bisogno di unità fresche, anche se perdiamo qualità. Ma andiamo avanti con fatica. Halfdan si regge a pezzettoni. È l'uomo valorosissimo che, nonostante abbia 20 uomini nel suo esercito, va avanti. Un po' come Karl, avanza di vittoria pirrica Halfdan. E arruolando nuovi guerrieri, uccidendo re sul re della Mercia, avanza con difficoltà nel territorio più vicino a Strensal. Adesso siamo, intanto arruolo queste due unità a corpo. Siamo vicino a York, siamo in un territorio a noi ostile e neutrale perché loro non ci vorrebbero, ma dobbiamo purtroppo stanziare, non ci sono mercenari e loro non hanno più mosse. Guardate qui, li abbiamo distrutti. Miglioriamo soprattutto l'integrità del nostro esercito, lo voglio molto più fedele perché altrimenti ci manca solo che si ribelli a noi. La spia, mandiamola a nord, vediamo se arrivano altri eserciti. No, a quanto pare no, siamo liberi ragazzi. Per ora stiamo patendo le conseguenze di questa guerra logorantissima. Mandiamo Sigurd, o come si chiama, Siegfried, a Semmelo per vedere com'è la situazione. Voi mi avreste sicuramente detto: questo esercito avrei potuto utilizzarlo per aiutare Halfdan. Ma no, il vero re non può immischiarsi negli affari di Halfdan. Halfdan vuole che sia lui a conquistare il nord della Scozia. Halfdan vuole la gloria tutta per sé. Knut è soltanto un suo aiutante. Guardate la Mercia,
Nel frattempo che si diletta a rompere i coglioni agli altri separatisti pitti, ma non si rende conto che la minaccia è ancora viva. Pensa che Halfdan sia povero, sia ancora lì ferito, gravemente ammalato, con pochi uomini. Ma ovviamente la ribellione in Galles è sempre di contorno alle nostre vicende, ma noi con Halfdan avanziamo. Avanziamo con qualche mercenario che ci è molto utile, un po' meno ai nostri soldi, ma alla conquista di Streonsal. Avanza, riusciamo a prenderla e finalmente, dopo anni, siamo riusciti a riconquistare, a saccheggiare nuovamente Streonsal, che pensava di averla fatta franca contro i vichinghi, pensava che i vichinghi non esistessero più. Intanto comincio, vediamo un attimo. Ok, abbiamo unito la provincia, no, la Northumbria non è unita. Comunque pensava di averla fatta franca, invece no, qui Halfdan aumenta le sue abilità, diventa sempre migliore e soprattutto riprende un territorio già conquistato in passato. Adesso vediamo cosa poter fare. Io direi di migliorare la burocrazia per avere più soldi della pressione fiscale, che Halfdan è sicuramente un ottimo uomo. E qui stiamo a migliorare la corte feudale, il fabbro, anzi potrebbe essere utile per migliorare l'esercito di Halfdan. Però intanto togliamolo, la fattoria creiamola, questo lo smantelliamo perché non mi interessa il sistema minerale. Allora vedete che abbiamo sempre questo problema. Intanto miglioriamo la fattoria, poi miglioreremo ovviamente il porto per Screech, ma adesso a Chester dobbiamo spostare Knut e portarlo sempre a Daeganwy e nelle praterie di Daeganwy smantellare questo esercito di gallesi che continua a logorarmi l'anima. Non so quanto andrà avanti questa storia, ragazzi, dobbiamo uccidere i prigionieri, muoverci in marcia forzata e purtroppo non posso fare nulla. Il problema di Daeganwy e Chester, ragazzi, è che sono due province separate, cioè non fanno parte come nel sud della Britannia, e anche Streonsal fa parte di un'altra provincia. Ma andiamo a nord della spia per vedere se ci sono altri problemi. No, Bamburgh è alla nostra disposizione, ma guardate, Streonsal è un'altra provincia. Andiamo con Sigurd vicino a St. Malo, ci stiamo avvicinando alla Britannia, alla Normandia ci stiamo avvicinando, e sarà sicuramente un piatto molto succoso. Io mi fermo qui, ditemi la vostra, ragazzi, perché troppo tempo sto registrando. Spero che vi sia piaciuto questo episodio, lasciate un like, un commento, e come sempre ci vediamo in un prossimo episodio. Ciao a tutti, ragazzi.